Buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi a questa zuppa con Leo. Ciao Leo! Ciao a tutti! Ecco, ci siamo ritornati come tutto regolare come sempre. Si inizia in macchina ad andare a Roma per fare i programmi. Quarta Repubblica parte lunedì sera in prima serata alle 21:30, quindi state tutti quanti attenti perché sarà da vedere. Vediamo cosa c'è scritto oggi sui giornali. Come sapete, lunedì i giornali sono sempre un po' tirchietti di notizie, anche se la notizia di oggi è una di quelle che hanno molte cose di cui parlare. E cioè riguarda il lavoro la domenica. Secondo la genialata di questo governo Grillozzo, e forse in questo c'è anche una componente leghista, sicuramente c'è anche una componente che non è al governo ma è del centrodestra, che ama questa idea di chiudere i negozi per legge la domenica. Secondo il Messaggero e secondo il Mattino, che sono il gruppo editoriale identico, sarebbero 50.000 posti di lavoro in meno, perché l'idea è che c'è lo sfruttamento la domenica dei posti di lavoro. Perché dico che questa idea malsana, peggio quasi di quella del decreto dignità, insomma, questa follia, come dice Pier Giorgio in questo momento, è una follia trasversale? Perché basta andare a vedere quello che succede in Sicilia, dove c'è un governo fino a prova contraria di centrodestra, il cui presidente si chiama Musumeci. Oggi non c'è sui giornali, ma do un consiglio ai miei colleghi di andare a vedere cosa fa Musumeci sui panettieri, che non vuole permettere loro di aprire la domenica. La stessa cosa vuol fare il governo, e su questo ci sono due commenti su tutti che io vi segnalo. Quello di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, che prende un angolo secondo me molto interessante. Avremo un nuovo tipo di disuguaglianze. Già avevamo la disuguaglianza tra quelli che hanno ricchi e poveri, che è quella che tutti quanti voi parlate e di cui si abusa, diciamo, l'etere. E le altre disuguaglianze sono quelli che hanno il posto fisso e quelli che hanno il posto variabile, quelli che hanno il posto con la partita IVA e quelli che hanno il posto a tempo determinato. Tu che posto c'hai? Leo, posto fisso? Posto con partita IVA. Costa con partita IVA, eh? No? E se non c'è lavoro, che succede? Mi devo arrangiare, che devo fare? E la domenica che vuoi fare? Se c'è da lavorare si lavora. Certo. Allora, la partita IVA ragiona così, e quindi Battista semplicemente ha visto il caso di Leo, cioè le persone che saranno disuguali perché non avranno nessun contributo, nessuna pensione, nessuna malattia. Insomma, i lavoratori autonomi da domenica continueranno a lavorare, come è normale che ci sia. Oltre a Battista, l'altro tema fondamentale, l'altro pezzo fondamentale sicuramente è quello di Sallusti sul giornale, che prende un altro lato ancora sul lavoro di domenica. Scusate, e che facciamo? Chiudiamo Amazon, chiudiamo Google, chiudiamo Facebook, chiudiamo eBay, insomma, chiudiamo questi di fatto grandi negozi virtuali che con un clic ci danno il libro? Che facciamo? Chiudiamo le librerie, ad esempio, la domenica, perché è ingiusto che si lavori domenica. Quindi io, se voglio comprarmi un libro, posso comprarmi un ebook la domenica, o addirittura in pochi secondi ce l'ho. Dove cavolo pensano di andare questi? Cioè, gli uomini di Rousseau, cioè, o sono in malafede, cioè vogliono che Rousseau ci pervada, o non capiscono dove andrà al mondo nel futuro. Non so quale delle due sia peggio. Interessante da questo punto di vista l'analisi di Ezio Mauro su una questione che soltanto lui coglie oggi su Repubblica, e cioè Di Maio avrebbe detto che le grandi aziende pubbliche a partecipazione pubblica non devono più investire nei giornali perché li condizionano. I giornali vengono condizionati dalle grandi aziende pubbliche, e i giornali sopravvivono grazie agli investimenti di Enel, di Eni, e Mauro si arrabbia da par suo, dice: ma insomma, questo nuovo ducetto che vuole decidere come investire non si rende conto che noi sopravviviamo grazie al cielo per i lettori e non per la pubblicità di queste aziende pubbliche. Ma il dato, forse la critica fondamentale che fa Mauro nelle ultime righe, è, diciamo, più liberale. E pensate un po' voi, il vicepresidente del Consiglio, il vice premier, l'uomo dello sviluppo economico, che va dagli amministratori delegati delle società controllate e dice loro dove fare pubblicità. Ma siamo impazziti! Ma è una cosa che, cioè, se tu la racconti in giro, uno non ci può credere. Poi è ovvio che tutti quanti odiano i giornali, i giornalisti, i giornalai, come va di moda dire, il travaglismo imperante fa sì che noi si faccia tutti quanti schifo. E quindi sapete che facciamo? Facciamo tutta la pubblicità su Facebook e su Google, come oggi già avviene. 2,2 miliardi di pubblicità digitale, 2 miliardi solo su Facebook e Google. E questo è il mondo che volete? Beh, facciamo questo mondo, va benissimo, a noi interessa poco, anche perché siamo su tutti e due i mondi. Ma la cosa incredibile, e a buon, come si chiama,
Sì, la zuppa Françoise è a questo punto condizionata dalla pubblicità che avrà Facebook e che non retrocederà al sottoscritto. Insomma, l'ultima uscita di Di Maio è allucinante. Certo, poi possono più o meno piacerti i giornali. E poi vi chiedo, nell'idea di questo governo di nazionalizzare tutto, noi avremo il paradosso per cui l'Alitalia non potrà più fare pubblicità sui giornali. L'Alitalia che loro vogliono condizionare, che loro vogliono nazionalizzare, quindi la nazionalizzazione non può fare la pubblicità. Le autostrade che vogliono nazionalizzare non potrà più fare, non so, le sue comunicazioni sui giornali e sui telegiornali, e chi lo decide se i telegiornali, beh, insomma, è una cosa stupenda. Il cretino c'è, ti stai adeguando a Rete 4 del Berlusca, un coglione, ecco, è arrivato il cretino, tutte le mattine c'è un cretino, e oggi il cretino è questo deficiente che dice ti stai adeguando a Rete 4, deficiente, guarda almeno il mio programma, cretino. Ma pensa tu, a me mi fanno, vabbè, mi dicono che non devo lasciarli perdere questi, io li lascio perdere, va bene, ti stai adeguando alla Rete 4, proprio il cioè i cerebrolesi, sai che cosa, ma perché mi seguono? Perché i cerebrolesi mi seguono? Perché questo deficiente non se ne va a farsi le sue pippe con Facebook in giro per i suoi siti? In Svezia, onda nera, dice Repubblica, non mi sembra una grande onda nera, quella della Svezia, perché sale il partito dell'ultradestra, insomma, bisognava soltanto metterli, chiamarli nazisti, li abbiamo chiamati in tutta la maniera, i democratici, come si definiscono i liberal democratici svedesi, che comunque non ce la fanno e si andrà a un governo probabilmente di coalizione socialdemocratico popolare. Bellissimo il pezzo di Ricolfi, come sempre lucidissimo, oggi sul Messaggero. E di che cosa si occupa Ricolfi? Della sinistra, però lo fa in modo diverso, e cioè dice: ragazzi, oh, negli ultimi 5 anni avete governato voi, la famosa tesi Taverna, che si alza col suo romanaccio e dice: raga, guarda che qua se ci siamo noi è perché ci siete stati voi fino a ieri, siete voi che ci avete consegnato il paese, dice più o meno la Taverna, e ha perfettamente ragione la Taverna. E Ricolfi in realtà su quella linea che cosa dice? Cari amici miei, se non fate un po' di autocritica seria sui 5 anni, Letta, Renzi, Gentiloni, dicendo l'unica cosa che siete stati in grado di dire è che c'è stato un difetto di comunicazione, non mi sembra sufficiente, dice Ricolfi. E l'altra cosa che dice è appunto la tesi: se non ci fosse stato questi vostri errori, probabilmente oggi non ci sarebbe il governo che c'è. Salta il taglio delle tasse, il titolo del giornale, ma l'avrebbe detto sostanzialmente, lo dicevamo anche ieri, noi Tria a Cernobbio, o meglio ci sarà la flat tria, cioè quella con 3 aliquote, una roba che ancora c'è gente che si sbellica dalle risate. Secondo il Sole 24 Ore di oggi invece quello che succederà è diverso, e cioè che comunque una robetta simil flat ci sarà, più che tria flat, e sarà aumentare il regime forfettario, quello per cui si paga solo il 15% di tasse, aumentarlo dai 30.000 attuali per un certo tipo di categorie a 65.000 euro, quindi se tu hai fino a 65.000 euro paghi il 15% e basta. E sul tip tap della TAP veramente viene da ridere, perché la TAP, Conte ve lo ricorderete, va da Trump, una delle rare cose che dice a Trump e delle rare dichiarazioni che fa a Trump è: faremo la TAP, il gasdotto in Puglia. Oggi la Lezzi sulla Stampa ci spiega, dopo che aveva detto che probabilmente si sarebbe fatto, anche se lei era contraria, dopo che l'avevano sfanculata i suoi diciamo la sua constituency leccese, beh, insomma, oggi dice la TAP non si fa, riguarda solo il 2% del fabbisogno nazionale, dentro c'è anche gas, insomma, dice tutta una serie di minchiate mostruose per farci capire, insieme a Di Maio sul Messaggero, che loro la TAP non la vogliono. Come spesso avviene, e come è avvenuto con Ilva, grazie al cielo, e come avverrà con l'euro, grazie al diciamo al rinsavimento di alcuni dei loro più oltranzisti, grazie al cielo, spero che la TAP alla fine si farà, anche perché non costa nulla farla, non danneggia nessuno, sono 8 chilometri di tubo interrato, voglio subito qualche troll che mi insulti, perché su questo neanche rispondo, per quanto sono diciamo sereno, non come quel cretino di prima. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento lunedì sulla Rete 4 di Nicola Porro, se mi permettete, perché ci metto sta faccia in televisione, non quella di altri, e vedrete che sarà un programma in linea con la nostra zuppa. Se vi piace, condividete, ciao!